Ogni tanto io sono rimproverato da qualcuno come se io, con la mia filosofia opinabile, andassi a stimolare nella gente dei desideri di infischiarsene nella vita, di prenderla molto alla leggera, fino addirittura ad uccidersi se la vera vita comincia alla fine di questa. Ma chi lo fa non ha capito molto di quello che dico io, perché non ha capito il fondamento. Noi siamo stati chiamati a fare un test attitudinale, esprimendo un giudizio sulla vita che ci è stata porta. Se in partenza decidessimo che essa non valga la pena di essere vissuta, crolleremmo noi con tutto il giudizio sulla vita. Io non sto spingendo nessuno alla irresponsabilità, anzi, tutto al contrario. Tutti credono che la responsabilità stia nel fare le cose. Invece la vera responsabilità sta nel costruire l'ideale del proprio io. Questo è il compito che l'uomo ha, costruire il suo modo di rapportarsi alla vita che gli è stata data. Se assume atteggiamenti alla cazzo di cane, ossia, beh, se allora le cose sono così, io devo fare un test, io il test non lo faccio. E questo è un atteggiamento che l'ho già definito, non mi ripeto in un modo così volgare che io non uso mai, se non quando proprio devo disgustare con le cose che dico, e allora assumo io stesso degli atteggiamenti disgustosi. Il mio modello per l'esistenza, quello a cui io spingo, è talmente alto da spingervi all'eroismo di voler dare tutto quello che avete, ma non per buttarla lì e finirla, no, per il bene degli altri. Voi dovete avere la croce per il bene degli altri, non perché, visto che c'è la croce che finisce con la morte, me ne vado e buonanotte. Questa è una fuga che non è certo quella che io indico, ma non che io indico perché voi la facciate. Il fare non esiste. Fino a quando voi non arrivate a capire che le fondamentali cose che io dico parlano di un fare solo il proprio io, perché il fare del mondo non esiste. Noi stiamo andando verso il passato e non possiamo costruire il passato. Lo ritroviamo così come era. Non lo facciamo noi. Potremmo fare il futuro. Ma se stiamo andando verso il futuro e ci viene sempre in tonso, non facciamo nemmeno il futuro, noi non facciamo nulla. Siamo come quella verità raccontata dalla Bibbia di un popolo creato da Dio, schiavo interamente del faraone. E se io insisto su questo argomento, che siamo in una schiavitù fattiva, perché il farsi non è possibile laddove il vero atto creativo che è in atto è il disfarsi di tutto, è il tornare di ogni cosa che appare fatta prima che sia fatta. Allora cosa volete fare se le cose accadono al contrario? Se un fiume scorre verso il mare, voi pretendete di risalire verso la sorgente, trascinati da questo fiume. Potete andare dove il fiume vi porta e il fiume vi sta portando a conoscere un passato che c'è già, essendo passato, e non potendolo più modificare se è passato, ma non potete modificare neanche il futuro. Siamo in un disegno, ma stare in un disegno significa dire a tutti voi: non sprecate le energie a volere modificare il disegno a tutto spiano. Dovete certo comportarvi di fronte a questo test in modo che voi vi predisponiate a modificarlo. Facciate di tutto per modificarlo. Indomabili,
Perché se una cosa voi la riconoscete giusta, santa e buona, non dovete assolutamente preoccuparvi dell'esito che avete, favorevole o sfavorevole, perché esso non dipende da voi. Da voi dipende solo la buona intenzione di metterci il cuore, l'animo, lo spirito. Questa è la vostra libertà. Per cui chi mi venisse a dire che io spingo al ma allora se è così chi se ne frega, vi sbagliate nel modo più profondo, non avete capito proprio niente di quello che sto dicendo io. Io vi dico di osare al massimo, proprio nella convinzione assoluta, che non dipendendo da voi le cose, anche se assumete un atteggiamento eroico e non lo assumereste nella paura che poi dovete pagarne le conseguenze, sappiate, quello che vi succederà non dipende dall'atteggiamento eroico o da coniglio che voi assumete nel vostro spirito. Ecco la libertà che io vi porto, a poter osare l'inosabile, infischiandovene delle cose che accadono poi di conseguenza. E se sono tali da mortificare la vostra spinta, essa prenderà radici, come l'erba che, non lasciata crescere, è tagliata di frequente, mette giù radici possenti. Questo è il male che apparentemente stronca i vostri ideali progetti, un grande incentivo a fortificarvi nella vostra volontà. Quindi è evidente, il mondo al quale io vi porto non è il mondo di conigli o di inoperosi che credete che io vi stia consigliando. No, questo casomai ve lo consiglia la Chiesa, quel perbenismo per cui cerchiamo senza far troppo casino il bene di tutti, ma non chiediamo troppo a noi stessi, non pretendiamo troppo da noi stessi. No, noi da noi dobbiamo pretendere il massimo, con la massima modestia di sapere fin dall'inizio che le cose che accadono poi non sono in conseguenza del nostro volere. Il nostro volere non conta nulla nel seguito delle cose che appaiono fatte. E non può, perché il nostro volere si dirige in un verso che è al contrario di quello del fiume che ci sta trasportando verso il male e non verso la sorgente a cui sembra. Quindi spero di avere apportato qualche briciolo di verità in più nel tentativo che comprendiate quello che sto dicendo, perché ogni tanto ho l'impressione che voi mi attribuiate intenzioni che io non ho assolutamente, io non ho minimamente, io non vi sto spingendo a non fare nulla, a essere fivoni, a essere prudenti. Vi sto spingendo alla massima audacia, come diceva proprio Papa Giovanni Paolo II. Abbiate coraggio, fidatevi di Dio.